due anni di omelie di Papa Francesco a Santa Marta dall'aprile del 2014 al gennaio del 2016, commentate dal mass mediologo Giampiero Gamaleri per leggere la parola di Gesù con gli occhi e il cuore del pontefice venuto dall'altra parte del mondo. Questo piccolo tesoro è nel libro Pensieri per l'anno santo, pubblicato dalla libreria editrice Vaticana, che raccoglie le riflessioni dell'autore nella sua rubrica del settimanale Il mio Papa. Parliamo con lui del successo comunicativo delle omelie di Francesco e del linguaggio usato per spezzare il pane della parola, alle 7 del mattino per un piccolo uditorio e poi attraverso i mass media per tutto il mondo. Che noi del Papa conosciamo e siamo colpiti dai suoi gesti che sono così immediati, così profondi, però forse conosciamo un po' meno le parole, quindi conoscere più le parole non guasta. E ha degli spunti giornalistici così forti che mi capita spesso di non dover io in certo modo rendere più semplice quel che è già semplicissimo e molto più efficace di quello che io stesso direi. Per esempio, faccio un caso, quando lui ha parlato dei cristiani pipistrelli, quelli sempre cupi, sempre tristi, mentre il cristianesimo è gioia, ha scritto anche un'enciclica su questo. E quindi, ecco, il linguaggio del Papa è un linguaggio che si fa capire da tutti. La prima omelia pubblicata, quella del 4 aprile 2014, permette all'autore di far luce su un piccolo mistero. Ha parlato il Papa di un ecclesiastico perseguitato dalla Chiesa stessa, no? E tutti si sono interrogati chi fosse, perché lui non disse il nome. Telefonò anche Padre Lombardi per avere chiarimenti e seppi che non era stato che... Però l'interpretazione che è più ricorrente era che lui parlasse di Rosmini, quel famoso autore che ha parlato delle sette piaghe della Chiesa, che del resto corrisponde un pochettino anche a quel duro discorso che lui ha fatto alla Curia. Quindi forse era Rosmini, qui in questo caso un approfondimento, una riflessione sulle parti misteriose dei suoi interventi è quanto mai stimolante, anche dal punto di vista strettamente giornalistico. Sono pensieri per l'anno santo, suggerisce il titolo, perché in molte omelie il Papa parla della misericordia di Dio, ma in tutte si riflettono i problemi e le ricchezze dell'umanità contemporanea e della Chiesa. Il tema più ricorrente è quello della misericordia, che poi si traduce in un'espressione da lui usata molto molto frequentemente, direi non manca settimana senza che lui nelle omelie la ricordi. Dio ti ama, Dio ti conosce, Dio è vicino a te, Dio ti riscatta anche nei momenti peggiori della tua vita, Dio ti perdona, addirittura è arrivato a dire non solo ti perdona, ma addirittura si dimentica dei tuoi peccati, un'espressione molto forte. Poi ci sono tanti altri elementi, naturalmente quello della povertà, naturalmente quello anche della corruzione che attraversano tutti gli ambienti, non escluso anche la Chiesa, quello dell'arrivismo, e poi un tema anche molto ricorrente è quello del diavolo, non perché lui demonizzi ogni situazione, anzi direi che è una persona di una serenità totale, ma perché è una presenza che non va dimenticata, perché anche noi molte cose non sappiamo spiegarcele, molte mali che attraverso la società non sappiamo spiegarceli e probabilmente derivano da una presenza antagonista rispetto a quella di Dio e del bene. L'autore definisce i suoi interventi solo suggerimenti di un sociologo della comunicazione che non hanno la pretesa del commento. Un aiuto per accostarsi ad una lettura che è fonte di arricchimento spirituale e culturale e permette di mettersi in contatto con un'esperienza di vita profonda, quella di Papa Francesco.